do it do do as a badu ya do ya do ya do do it do do a bu ya do ya do ya do 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 baba do do ya do ya do do a baba do 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 ya do do it do do a ba do do ya do ya do do be ya u ya u ya u ya u ya. Le tracce dell'uomo, le tracce dell'architetto, soprattutto l'architetto che appunto lascia dei segni sul nostro paesaggio, come potranno essere interpretate, visto che appunto nel convegno si parlerà appunto dello sguardo del decifratore e quello del creatore? Ma dunque, innanzitutto diciamo, noi partiamo da questa idea che il professor Ferraris da filosofo ha diciamo, sviluppato in maniera molto analitica e precisa, che non si può fare a meno di lasciare tracce. Ecco, il suo libro da cui siamo partiti si chiama Documentalità e dimostra come, voglio dire, noi ricostruiamo la storia del mondo dalle tracce che i dinosauri hanno lasciato sulla crosta terrestre. Quindi le tracce sono ciò che rimane di un tempo che possiamo immaginare come un idrovora enorme che macina acqua, macina cemento e che poi alla fine diciamo, ci restituisce, come dire, un residuo che non si scioglierà mai. Ed è quello che per esempio permette agli archeologi con una fotografia aerea, un'ispezione dall'alto, di individuare che lì dove noi a terra vediamo soltanto un campo in realtà c'è una civiltà sepolta. Quindi è un tema interessante, cioè pensiamo che in sostanza, oggi che parliamo tanto di sostenibilità, nella natura nulla si crea e nulla si distrugge. C'è tutto ciò che i padri dei padri dei padri dei nostri padri, fino ad andare alla preistoria, hanno, come dire, costruito per modificare l'ambiente, in un certo senso non si è perso. Questo è veramente un tema che può essere interessante o inquietante a seconda della prospettiva, ma noi oggi siamo in grado di riconoscere per esempio le impronte dei piedi, le tracce dell'uomo, non so, del paleolitico, perché il tempo non è riuscito a distruggerle. Allora, questo diciamo, ci insegna anche una metafora di eternità e un senso enorme di responsabilità. Cioè l'uomo non è solo sulla terra, qualunque cosa che noi facciamo si deposita e ovviamente si deposita nel bene e nel male. Questo quindi ci carica di una responsabilità enorme. Cioè noi siamo, dobbiamo partire dal presupposto, e questo lo dico anche a tanti amici e colleghi architetti che molte volte si abbandonano a una sorta di euforia del progetto come se fosse un happening. Anche perché queste tracce potrebbero diventare delle ferite. E infatti, esattamente, è proprio quello che volevo dire. Quindi abbandonano quel senso necessario di gravitas e di responsabilità che invece deve coinvolgere chissà che, a differenza per esempio di un artista che alla fine il suo quadro, quando non gli piace più, può sempre sfasciarlo, noi invece lasciamo con l'architettura, con le modificazioni del territorio, delle tracce che possono certamente diventare anche delle cicatrici. Quindi questo ci deve mettere in una prospettiva progettuale di grandissima responsabilità. Pensiamoci bene quando disegniamo, quando progettiamo, cerchiamo di capire in che maniera noi possiamo lasciare delle tracce positive, ma anche pensiamo anche all'altra grande lezione, è che non siamo mai soli su questa terra. Ognuno che pensa diciamo, di affermare la propria individualità è costretto, a mio avviso, a misurarsi con tutte le tracce minute o grandi che il passato ci ha consegnato, e questo soprattutto in un paese come l'Italia o l'Europa. Anche perché appunto queste tracce, riprendendo il suo discorso, possono essere e diventare dei simboli positivi per le generazioni future. Non c'è dubbio, perché noi dobbiamo partire da un concetto che a me è molto caro, che è quello non dell'Italia come tesoro del patrimonio culturale, che è un'espressione un po', come dire, mercantile, no? La cultura è un patrimonio. Ma partiamo dalla nozione inglese di cultural heritage, e l'eredità culturale. È come quando io, diciamo, mi muore il padre, la nonna, lo zio, e mi lasci in eredità, non so, la sua credenza con le sue ciotoline sbreccate, con le sue tazzine, cioè oggetti che possono essere di valore o no, ma che hanno sempre un valore affettivo. Allora, mettersi nella prospettiva del cultural heritage significa dire: io diciamo la responsabilità di aver ereditato queste cose, di doverle tramandare e di doverle incrementare.
Quindi, perché questo è importante, cioè non significa soltanto, già che le ho ereditate, la conservazione, l'immobilismo assoluto. No, io devo, ho il dovere di incrementare. È un po' come la favola dei tre talenti, no? E del Vangelo, le famose tre monete d'oro date dal padre, alla fine diciamo uno se l'era conservato, un altro le aveva spese e l'altro le aveva investite. Allora è quello che dobbiamo fare, dobbiamo investire il patrimonio culturale nella produzione di altra cultura, cioè nella produzione di altri segni, di altre tracce che naturalmente si aggiungono perché noi viviamo in un contesto che è già stato scritto, quindi siamo una carta scritta su cui andiamo a mettere, diciamo, ogni volta lì dove c'è una piccola possibilità di spazio, un punto, una virgola, un punto esclamativo. Grazie mille, professore. Perfetto.